Ecco, finalmente è ripulita questa la strada della vergogna, ecco. Che bello vedere questo viale, chiamavolo viale, guarda che bello, vederlo così pulito, mi riempie il cuore. Anche i cittadini credo siano contenti di tutto quello che è stato fatto. Diciamo grazie all'amministrazione comunale che è stata incisiva, veramente ha speso dei soldi per bonificare quest'area e quindi hanno messo anche la barra, però ci vuole il controllo, i controlli H24. Mi dicono che ci sono le telecamere, perché tanta gente si è lamentata che sta, giustamente, che gli hanno fatto le multe perché venivano a versare qua qualsiasi cosa. Quindi saremo qui a vedere per il futuro se rimarrà così. Mi auguro veramente che questo viale che porta all'interno dei mercati generali tra poco sarà ripulito, anche dentro i mercati ortofrutticoli verrà tolta anche la spazzatura, incominceremo anche noi poi a fargli il servizio. Quindi si è dato una mossa. Dopo tante battaglie di cittadini, da lei dipendente di un'azienda, l'azienda, cittadini comuni come il signor Falduto, ecco, avete fatto una battaglia, ecco. Qui dobbiamo dire questo, anche il signor Peppe Falduto, che lo ringrazio tutto quello, ogni domenica veniva qua a riprendere lo schifo che c'era, e voglio dire, ci abbiamo messo un po' tutta la faccia e mi auguro ora che veramente dopo tutto quello, d'ora che vedendo pulito, anzi ringraziamo anche l'azienda che la Locam che è stata veramente dentro 10 giorni ha ripulito tutto, ha bonificato anche l'area all'interno, quindi ringraziamo anche l'azienda. È il mio auspicio di vedere non solamente questo sito così, il mio sogno nel cassetto è uno, vedere Reggio Calabria è tanta bella, ma deve essere pulita perché ce lo meritiamo. Però questa pulita non da parte di chi amministra, perché non sono loro a venire a buttare la spazzatura, ma sono gli incivili, i cittadini che vanno a sporcare, questo lo dobbiamo dire. Però l'amministrazione deve fare anche la sua parte. Qui dobbiamo dire, perché voglio dire, la spazzatura è stata qui per 2 anni e mezzo, attenzione, non ci dimentichiamo, un'amministrazione non deve essere così, non deve prendere una problematica che c'era, che mettevano anche fuoco e dove si risperava di ossina, è un'entrata dove si porta dentro i mercati generali, vedere quello schifo, no, anche tutti adesso Ryanair che è venuto a Reggio Calabria sta portando tutti questi turisti, e vedere dall'alto quel chilometro brutto era uno scempio veramente, non era una cartolina per far vedere la nostra città. La nostra città è bella, va salvaguardata da parte degli incivili, perché vanno puniti, se veramente chi butta rifiuti va punito, punto. Questa è una cosa che io non trazinco, perché voglio dire, poi alla fine ci vengono, ci mettono fuoco e dobbiamo rispirare la diossina, no? Non capiscono che ci facciamo del male a noi stessi. Quindi quello, il problema è anche quello della salute, che è la cosa principale.